benvenuti a tutti a questo evento molto significativo e importante, non solo per la comunità dei Carmelitani Scalzi di Maddaloni, ma per l'intera comunità civile e direi anche per la comunità ecclesiale della diocesi di Caserta. Innanzitutto permettete di fare qualche saluto particolare a Monsignor Antonio Pasquariello, vicario generale della diocesi di Caserta, Monsignor Pietro De Felice, cancelliere vescovile e direttore dell'archivio storico diocesano di Caserta, alla dottoressa Maria Rosaria Rienzo, direttore del Museo Civico di Maddaloni, alla dottoressa Del Breve, direttore della Biblioteca Comunale di Maddaloni, alla professoressa Marcella Campanelli dell'Università Federico II di Napoli. Saluto poi l'avvocato Alberto Zasta Daurisio, presidente della Società di Storia Patria e di Terra e Lavoro. Saluto anche il dottor Augusto Petito, direttore della Biblioteca Landolfo Caracciolo di Napoli, in San Lorenzo Maggiore, la dottoressa Maria Pia Cacaccio, referente dell'AIB Campania, Carlo Petrillo, che è referente del progetto Policoro per la diocesi di Caserta. Ovviamente saluto tutti i convenuti qui al tavolo dei relatori. Saluto il superiore provinciale, padre Luigi Gaetani. Saluto la dottoressa Cecilia Dan, assessore alla cultura, che ci porterà il saluto dell'amministrazione comunale. Permettetemi di salutare il professor Giuseppe De Nitto, che dopo avremo modo di ascoltare, così come la carissima dottoressa Giovanna Sarnella. Bene, dovendo introdurre questo evento a cui sono stato invitato gentilmente anche da padre Arturo Bertrani, che saluto insieme ai suoi collaboratori, che dopo presenteremo, pensavo a quale immagine potesse venirmi in mente per introdurre questa serata. Ecco, noi siamo qui per inaugurare sia la biblioteca carmelitana della Santissima Annunziata, sia il centro culturale Stein. Ecco, riflettevo che in giorni in cui sentiamo, siamo bombardati da notizie che disturbano, che spezzano il normale corso della vita, no? Vediamo tante vite spezzate, tanti morti che entrano prepotentemente nelle nostre case. Pensavo che stasera un'immagine bella da proporre fosse quella di una nuova vita che nasce. Ecco, e mi è venuta in mente l'immagine di un bambino, in questo caso di due gemelli, la biblioteca e il centro culturale, che vengono custoditi e conservati con amore materno nel grembo della madre. Ovviamente la madre in questo caso è l'intera comunità dei Carmelitani Scalzi. Ovviamente un bambino, in questo caso due gemelli, per nascere hanno bisogno anche di un padre. E chi meglio di padre Luigi Gaetani, che ha voluto così fortemente l'apertura al pubblico di questa biblioteca, del centro culturale, può incarnare questo ruolo. Però, ovviamente, non si tratta appunto di un parto normale, ma di un parto gemellare. Sono due gemelli, diremo, eterozigoti, perché hanno due missioni diverse, la biblioteca da un lato e il centro culturale dall'altro. Quindi c'è bisogno di un'equipe di medici per far venire alla luce i due gemelli. Questa equipe di medici è capeggiata da padre Arturo Bertrani, che è il direttore, e insieme con i suoi collaboratori, la dottoressa Antonella Casale, la dottoressa Romilda Di Benedetto, la dottoressa Giovanna Mazzarella e il dottor Corrado Genovese. E noi qui diamo il benvenuto a Don Nicola Lombardi, direttore della Biblioteca Diocesana di Caserta. Noi, dicevo, siamo un po' come i parenti che assistono nel nido, quelli che corrono davanti ai vetri a guardare il bambino appena nato nella culla. E quindi facciamo un po' tutti noi da padrini e madrine a questa serata. Ecco, e mi veniva anche da pensare un'altra cosa. In giorni in cui, vi dicevo, la morte entra nelle nostre case, che l'evento di questa sera serve a dimostrare
che questa non è solamente la terra della camorra e del malaffare, questa non è solamente la terra dei fuochi, non è solamente la terra dove ogni giorno muoiono migliaia di persone per mali incurabili. Questa è la terra in cui vive, cresce, viene custodito ogni giorno un patrimonio culturale immenso. Questa è una terra che conserva un patrimonio culturale millenario. Qui siamo a Maddaloni, la dottoressa Sarnella ha dedicato la sua vita a Maddaloni, tanto da diventare un cittadino onorario. E quindi, come lei mi ha insegnato, Maddaloni ha una storia ricchissima alle spalle, veramente una storia millenaria. E solo con questa consapevolezza, che dalla conoscenza, dalla valorizzazione di questa storia millenaria, noi potremo avere un vero riscatto di queste terre, affinché questa diventi veramente di nuovo la terra della cultura e non più la terra dei fuochi. Questa deve diventare la terra dei libri, la terra dello studio, la terra della ricerca. E quindi con questo auspicio stasera diamo inizio a questa serata. Allora, come vedete dall'invito che avete ricevuto, il primo saluto doveva essere di una persona che purtroppo non è in mezzo a noi, ma che è in mezzo a noi, ed è Monsignor Pietro Farina, il vescovo di Caserta. Qui. Io purtroppo ho avuto modo di conoscere e apprezzare Monsignor Farina solo nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo circa. Però ricordo, cioè un ricordo vivo, del suo amore per Maddaloni, della sua terra natale, e di come parlasse di Maddaloni con un entusiasmo giovanile, è vero, la dottoressa Sarnella in questo mi darà conferma, e soprattutto come quanto si sia battuto per la promozione e la riscoperta della storia di queste terre, e soprattutto della storia della famiglia Carafa di Maddaloni. Ecco, è stato sempre, ne parlavamo anche con Don Nicola, ne parliamo spesso, anche l'altro giorno, come sia stato sempre un suo pallino quello di promuovere Maddaloni come terra di cultura, promuovere la storia di Maddaloni lungo i secoli attraverso la riscoperta della famiglia Carafa. E quindi sicuramente Monsignor Farina dal cielo ci guarda e benedice tutti noi stasera. Doveva esserci la dottoressa Loredana Conti della Regione Campania, la dirigente del settore musei e biblioteche, ma purtroppo mi hanno detto che è stata bloccata per un incidente. Quindi passo direttamente la parola alla dottoressa Cecilia D'Anna, assessore alla cultura del Comune di Maddaloni, che ci porterà il saluto della mia. Innanzitutto porto i saluti del sindaco, che purtroppo non è qui perché, come hanno sapendo, insomma, è stato il secondo andamento dell'evento patronale almeno della prima serata per condizioni medio, quindi un attimo sa che sia situazione amministrativa importante. Intanto sono onorata di essere qui quanto delegata alla cultura. E mi sento di dire questo, che in questi 50 giorni circa dall'insediamento della nuova amministrazione sento di aver esperito una città viva, pulsante, piena di stimoli culturali, stimoli che io sto raccogliendo, sto cercando di portare all'interno di un percorso amministrativo laddove penso che qualsiasi percorso culturale, artistico, di rilievo, perché come mi ricollego alla sua immagine, l'immagine di un bambino che sta nascendo, penso che Maddaloni stia in questo momento rinascendo, ma rinascendo non da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista politico, amministrativo, bensì da un punto di vista culturale. Sento fortemente questo fermento che si sta muovendo, che sta nascendo tra la città, tra la gente, tra le persone che mi chiedono, tra le persone che vogliono essere partecipate di attività, di eventi, di esperienze, vogliono essere parte, vogliono farlo in maniera gratuita, per senso di passione e di volontà. Questo mi fa molto piacere. Ho creduto in questa città, pure non essendo nata in questa città, quindi spero un giorno di diventare architetto e di onorare questa città. Ho creduto fin dall'inizio nella presenza di uno spirito alto e alto nei cittadini maddalonesi. Mi sembra piena di raccoglierlo tutto e di farlo diventare atto, azione, potenzialità. Intanto faccio a voi auguri e da parte dell'amministrazione vi
ripeto, porterò la nostra vicinanza sempre e comunque in qualsiasi evento voi organizzate, saremo presenti, saremo, patrocineremo i vostri eventi laddove si fa cultura, laddove c'è una struttura importante di cultura, di volontà di fare, noi cercheremo. Tutto grato, cordiale, riconoscente a tutte le autorità religiose e civili qui presenti. La vostra presenza ci onora e ci fa anche comprendere la rilevanza sociale, oltre che ecclesiale, della nostra opzione culturale. Fare del nostro convento della Santissima Annunziata in Maddaloni non solo un punto di riferimento spirituale, religioso, ma anche un'oasi culturale in mezzo alla città. Non posso fare a meno di ricordare Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Pietro Farina, compianto pastore di questa chiesa di Caserta e illustre cittadino di questa città di Maddaloni. Starà gioendo dal cielo per questo ulteriore tassello culturale che aggiungiamo alla sua amata città e al convento dell'Annunziata che portava nel più profondo del cuore. Il mio intervento vuole tracciare brevemente il percorso che la provincia religiosa dei padri carmelitani scalzi di Napoli ha avviato a partire dal capitolo provinciale 2011, quando ha deciso di salvaguardare, inventariare, conservare e tutelare i beni culturali e, ove opportuno, promuovere istituzioni culturali. Un progetto sicuramente ambizioso, sostenuto da tutta la provincia ed affidato, come in questo caso, alla comunità locale di Maddaloni, in particolare al lavoro assiduo e qualificato di padre Arturo Beltrà, bibliotecario ed archivista della provincia. La nostra non è stata però solo una scelta di tutela del patrimonio, che in verità sarebbe sufficiente da sola a giustificare i non pochi sacrifici fatti, ma vuole assumere una valenza culturale, cioè vitale. Crediamo infatti che con l'espressione beni culturali si indicano beni materiali, fisicamente tangibili, come un dipinto, una scultura, un libro, un documento. Tuttavia, sono altrettanto convinto che questa evidente fruizione del bene culturale non esaurisca la comprensione dello stesso, ma rimanga ad una dimensione immateriale, cioè non fisicamente tangibile, come la memoria storica, le tradizioni religiose o sociali, la spiritualità, che senza dubbio hanno dato e continuano a dare forma alla vita dei singoli e della collettività. C'è infatti in ogni bene culturale una virtualità infinita. Rappresentano come un luogo di civilizzazione e di umanizzazione. Indipendentemente dalla consapevole fruizione fisica o intellettuale dello stesso bene, ma per il semplice fatto che hanno una incidenza nella vita e per questo culturale. Questa ermeneutica la possiamo immediatamente applicare a questo contesto di Maddaloni. Se prendiamo il campanile della chiesa del Corpus Domini, opera eccelsa della scuola del Vanvitelli, comprendiamo che ogni maddalonese, indipendentemente dal fatto di conoscere quest'opera, di poterne usufruire compiutamente, subisce gli effetti positivi, cioè la sua virtualità infinita, per il semplice fatto di esserci. Questo campanile. La sua assenza infatti non solo rappresenterebbe un impoverimento dell'arredo architettonico della città, ma comporterebbe un impoverimento culturale della stessa, della qualità della vita e di ogni singola persona. Mi piace applicare questo modello interpretativo dei beni culturali alla nostra biblioteca e più in generale al complesso dell'Annunziata e dei nostri conventi. Infatti,
La loro consistenza materiale e culturale porta sempre più lontano del bene architettonico librario in sé, rivelandone la dimensione immateriale, sebbene questo non dispensi ma obblighi a ritornare alla sua consistenza tangibile perché il circolo ermeneutico possa rielaborarsi nel presente. Non esistono ancora nel nostro ordine direttive per la salvaguardia dei beni culturali. D'altra parte si può osservare che il loro stesso valore non viene percepito in modo omogeneo da tutti i frati, sebbene la Pontificia Commissio de Bonis Culturalis Ecclesiae abbia sollecitato, dando alcuni orientamenti pratici, l'inventariazione dei beni culturali degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica. Eppure, fin dalle origini, l'Ordine ha manifestato una forte sensibilità per una spiritualità e un apostolato resi solidi e concreti proprio dalla formazione culturale dei suoi frati. Basti ricordare la raccomandazione di Santa Teresa di Gesù perché ogni comunità avesse buoni libri, oppure le biblioteche presenti in tutti i nostri conventi e monasteri, l'attenzione alla formazione teologica dei frati, il vasto panorama dei teologi del Carmelo Teresiano, la scuola teologico-morale dei Salmanticesi, possiamo dire tutte forme che narrano l'incidenza culturale della nostra vita di frati. Le province religiose dell'ordine, fin dall'inizio, promossero almeno due ambiti dei beni culturali, archivio e biblioteca. La nostra provincia di Carmelitani Scalzi di Napoli, il primo convento e il Santa Teresa Museo in Napoli dell'anno 1602, la costituzione della provincia dell'anno 1627, aveva un considerevole patrimonio di beni culturali, ma le due feroci soppressioni patite nel XIX secolo ne decretarono quasi l'estinzione. Possiamo dire che solo all'inizio del XX secolo si potette recuperare un minimo dell'antico patrimonio culturale della provincia, vere fonti storiche, visive e tangibili, che definiscono non solo la nostra identità, ma anche l'appartenenza ad un territorio, la consapevolezza e l'impegno ad essere promotori di cultura nel Mezzogiorno d'Italia. Ecco, questo concetto di cultura carmelitana sostenne, credo, e motivò la storia delle nostre presenze, da Napoli a Lecce, da Cosenza a Trani, da Brindisi a Maddaloni, da Torre del Greco a Bari, da Piano di Sorrento a Taranto, solo per citare alcune delle nostre fondazioni. Oggi deve continuare ad essere tenuto in considerazione da tutti i membri della provincia religiosa, perché senza questo elemento, la cultura, non c'è vita. Ecco, con questo spirito vorrei rinnovare la richiesta a continuare a promuovere il nostro patrimonio culturale, facendo di questo convento un punto di riferimento ed un veicolo specifico di divulgazione culturale. Il progetto della provincia è più organico perché prevede essenzialmente tre ambiti. Il primo, quello delle biblioteche, e vuole interessare tre conventi: Maddaloni, Bari e Brindisi. La biblioteca di Maddaloni è destinata a raccogliere e promuovere essenzialmente il patrimonio librario antico della provincia, la biblioteca di Bari quello moderno e contemporaneo, la biblioteca di Brindisi quello agiografico e mareologico. La biblioteca della Santissima Annunziata in Maddaloni vogliamo pensarla come una struttura permanente che accoglie, acquisisce, conserva, cataloga e insieme organizza un'attività culturale. Secondo impegno della provincia sarà quello della riorganizzazione e inventariazione dell'archivio provinciale, pensato come struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti prodotti nella storia dell'ente dal 1600 ad oggi, nell'esercizio delle sue funzioni, assicurandone la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
La nostra provincia credo abbia il dovere di tenere e custodire regolarmente il proprio archivio storico, provvedendo alla conservazione, ordinamento e tutela dei documenti. Un terzo impegno è quello di creare un museo, quindi biblioteca, archivio, museo. Anche questa come struttura permanente che raccoglie, scheda, conserva, ordina ed espone beni storico-artistici per finalità di educazione e di studio. Un museo pensato a servizio dell'ordine, della chiesa, della società, capace di accogliere le testimonianze materiali della vita e della presenza carmelitana, della cultura e dell'evangelizzazione nel Mezzogiorno d'Italia. La finalità di questa biblioteca in particolare, concludo, ha i seguenti scopi: raccogliere, ordinare, conservare e esporre la documentazione prodotta dall'ente proprietario per conservarne l'identità, la memoria e la testimonianza dei frati per il futuro. Servire la formazione spirituale, pastorale e culturale dei frati carmelitani scalzi della provincia. Offrire informazioni a tutti gli studiosi, particolarmente coloro che fanno parte della comunità civile e religiosa presente nei territori della provincia. Organizzare corsi di formazione per la conoscenza, catalogazione o per l'approfondimento del proprio patrimonio. Ospitare iniziative culturali e formative. Per questa ragione lavora in una maniera sinergica accanto alla biblioteca l'Associazione Culturale Edithstein. Questo è un antico sogno, quello cioè di pensare una casa di spiritualità come la nostra, non semplicemente un luogo dove stanno esercizi spirituali o corsi di formazione teologica, ma avere un orizzonte più ampio di promozione della cultura umana. A termine di questo mio intervento rinnovo la gratitudine per l'impegno già profuso e per quello che si continuerà a profondere come provincia, in particolare a Padre Arturo, a questa comunità di Maddaloni. Consentitemi però anche di esprimere tutta la mia riconoscenza e gratitudine alle dottoresse Casale Antonella, Di Benedetto Romilda, Mazzarella Giovanna e Corrado Genovese. Senza di loro sarebbe stato praticamente impossibile realizzare quanto avremo modo di vedere questa sera. Un grazie a tutti coloro che ci onorano con la loro presenza. Grazie. Salutati tutti voi presenti e ringrazio moltissimo a Padre Luigi, superiore di questo convento, e a Padre Arturo, direttore della biblioteca che stasera si inaugura, per avermi invitato. Sono ben lieta ancora con voi e onorata della vostra stima ricordando Padre Innocenzo, permettetemi, in occasione del convegno del 1999 in questa sede è organizzato dal Museo Civico e il compianto Monsignor Vescovo Farina, che volle con insistenza che partecipassi al convegno di Caracas svoltosi in questa sede l'anno scorso. Il convento dove siamo era un convento domenicano, costruito nell'area di una casa di ospitalità medievale, annessa alla chiesa della Santissima Annunziata di fondazione trecentesca. E siamo a testimonianza in una sala che è tipica sala tardo quattrocentesca. Se voi osservate questa grande volta lunettata che copre tutta la sala, dove si scaricano i peducci, scusatemi del termine tecnico, il carico di tutte queste volte su
dei peducci, cioè capitelli, in pietra serena, il cui disegno testimonia la, l'opera di illustri e bravi tecnici chiamati dai Carafa, e perché rappresentano un modello particolare proprio di quel periodo. È raro trovarlo ancora in giro una tale testimonianza. Stasera avevo dimenticato di scrivere queste poche note di questa bella sala, ecco che ho fatto una tale. Le notizie che riguardano questo convento sono riportate dallo storico ottocentesco locale Desibo, e da allora sono molto limitate le notizie che chi parla è riuscito a collazionare. Sappiamo degli interventi costruttivi cinquecenteschi, delle due cappelle ducali, la elevazione della cupola che è nella crociera della chiesa, della costruzione del convento e di alcune rifiniture di arredo seicentesco, tra le quali si conserva il magnifico coro ligneo a due livelli, il cassetto lato e la palla del Santissimo Rosario. E tra l'arredo rinnovato del Settecento spicca il magnifico altare maggiore, il primo in assoluto altare marmorio di Maddaloni. A quanto elencato nel 1999 si è aggiunta la cronistoria domenicana scritta da padre Cioffari, che ricorda la visita di Benedetto XVI, del quale è in corso la sua causa di santità, che ha elargito a questo complesso religioso molte benedizioni. Però tante notizie non sono sufficienti per dipanare la sua evoluzione costruttiva, specialmente per quanto attiene il grosso edificio fatiscente adiacente a questo complesso conventuale, costruita nei primi decenni dell'Ottocento nell'area del meraviglioso giardino conventuale, recentemente scambiato da una giovane laureanda per l'antico palazzo Carafa. In questo giardino vi era la zona coltivata d'erbe medicinali che forniva alla spezieria del convento le materie prime. Il tutto era ben organizzato dai padri domenicani, che periodicamente davano, con incarico notarile, a speziali competenti, anche esterni alla città di Maddaloni, il governo della distribuzione delle erbe officine. Invece, della loro biblioteca non è messa notizia alcuna. Certamente avevano come ordine religioso domenicano che si rispetti un notevole numero di pubblicazioni, ma essere stato il primo, seguito dal convento dei francescani conventuali, a essere soppresso dal governo francese di Gioacchino Murat, non ha seguito forse l'iter burocratico che fu stabilito successivamente. Però, consultando il fondo occulto del periodo francese conservato nell'archivio di Stato di Caserta, ho trovato ben 10 elenchi di libri posseduti da conventi casertani, tutti redatti tra il mese di ottobre e il mese di novembre del 1806. E tra questi noto 3 conventi domenicani di Pietramilara, di Presenzano, di Rocca Monfina, che mediamente elencano sui 500 libri a convento. Pertanto, nella documentazione sulla suppressione francese, conservata nell'archivio di Stato di Caserta, gli elenchi dei libri dei due monasteri di Maddaloni, il Domenicano e il Conventuale, non esistono. Tutto ciò mi ha incuriosita notevolmente. Trovata anche la notizia che i libri dei monasteri soppressi, che dovevano raccogliersi nel convitto nazionale, ossia il convento francescano di Maddaloni, fu al giro di pochi giorni modificato con la scelta della sede napoletana nella biblioteca reale. Più volte ho tentato di ricucire la storia degli eventi di quel tempo, invece ho individuato
molti incartamenti inerenti al trasporto delle vettovaglie a corredo dei religiosi trasferiti da Maddalò al monastero di San Martino. Non dobbiamo dimenticare che in quel tempo era vescovo di Caserta Monsignor Vincenzo Rogadei, benedettino, che usò molta diplomazia nell'evitare la spoliazione delle chiese e si inventò per tutte le chiese dei religiosi della sua diocesi delle necessità particolari, come il consiglio ai frati a vestire l'abito dei secolari per rimanere a gestire quelle chiese che dovevano stati impedite le spoliazioni. Per la chiesa di questo convento dichiarò la popolazione devota a culto del Santissimo Rosario. Per la chiesa di Sant'Antonio, sempre di Maddaloni, si inventò la necessità popolare ad essere assistita. A Caserta la chiesa dei Minimi fu nominata coadiatrice della parrocchia di San Sebastiano e la chiesa del Carmine in parrocchia di San Sebastiano. Pertanto oggi, ringraziando il vescovo Vincenzo Rogadei, la vostra bella chiesa è ancora ricca di opere d'arte pregevolissime e ancora un documento materiale della sua storia dal Medioevo all'oggi.